Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Spero che mi vediate perché sono in camera e come potete vedere ho tutto giù, perché appunto è tutto chiuso, quindi siete solo a quel posto piccolo spazietto. Se sentite il rumore del mio ventilatore che sta qua, che ci pentola, infatti le tende se si muovono, non è un fantasma. Allora, siamo qui perché ho fatto degli acquisti da Tiger che volevo mostrarvi. La mia postazione, però non sono più abituata in camera. Allora, ho fatto gli acquisti da... Sì, qua c'è solo una mano, però... Da... Tiger. Che volevo far vedere la cosa, non si vede. Ce la posso fare? Ecco qua. Ho fatto degli acquisti comunque da Tiger. Allora, cosa ho comprato da Tiger? Allora, da tanto tempo che non ci andavo. Devo vedermi con una mia amica e mio ragazzo vicino, appunto... Mamma mia, sono bruciata. Cioè, non è che sono bruciata, sono molto scura. Non so più dove. Comunque, praticamente dovevamo vederci in centro, vicino a Bertola, capolino di Bertola, che c'è a Torino. E vicino là c'è proprio davanti Tiger, quello a solo un piano. Perché poi in centro di Torino, in via Garibaldi, ce ne sono quello addirittura a due piani. Allora, c'è tutte cose 50 centesimi, 1 euro. Quindi, se vi piacciono, andateci, perché fino all'esaurimento scorte ci sono. Non mi ha dato una data precisa, l'ha commessa, perché comunque ho chiesto. Cosa ho comprato allora? Tutte cose ovviamente da 1 euro e 50 centesimi. Non ho speso di più. Allora, ho preso una cosa fantastica, che allora ve la farò vedere per ultima, però. Prima cosa che ho preso, che ve la volevo sempre, 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 sempre. E c'era solo rosa, era l'ultima che io pensavo fosse blu, ma in realtà poi era verde, erano le luci. E questa qua. Questo qua è uno spruzzino così. Adesso non c'è l'acqua ovviamente perché si capovolge, poi lo svitate. Ci mettete l'acqua, che l'ho usato ieri in campagna, che è Ferragosto, e poi dietro a questa parte qua che si svita, ci mettete le pile vanno quelle grosse, le pile stilo, non le mini stilo, e poi fa questo qua, c'è un bottoncino dietro, e comunque più o meno fa, vedete che si muovono i miei capelli, fa così e poi voi lo spruzzate e nebulizza contemporaneamente. Lo volevo prendere perché comunque, vedete, sta fermo. Un po' di aria la fa, quindi se io lo metto così voi non lo vedete, ma io ho l'aria, sentite solo un rumore, un po' di rumore comunque lo fa, però è molto carino da portarlo aperto così. Ieri che avevo un po' di caldo, ho mangiato, è stato ancora carino. Questo qua l'ho pagato, se non sbaglio, allora, ventola spray, questo qua l'ho pagato 1 euro. C'è anche rosa, fucsia, però io non so, che sapete che non mi piace, ne volevo blu, l'ho visto azzurro, però con le luci va bene anche su verde. Importante che non sia fucsia. Poi dopo questo qua, che bello, le pile non sono incluse, le ho prese me da mio padre. È una cosa molto carina, che non è quella stupendissima che vi farò vedere poi dopo, ma che mi piaceva tantissimo, la mia ragazza si è messa a ridere quando l'ho comprata, che è questa. Questo qua è un casco di banane molto grosso, che è un piatto a portata e va anche nel microonde. C'è scritto dietro. Non so che non utilizza molto, però c'è scritto qua. È l'unica casella che non è sbarrata, va nel forno microonde, è un piatto da portata, è bellissimo, poi ci mangerò un giorno tipo i noodles o qualcosa, perché è figo, cioè ragazzi è figo. E poi tra l'altro l'ho pagato, il casco di banane, il vaso di banana, 1 euro, è bellissimo, era proprio in vetrina, mi piaceva un botto, dovevo prenderlo, io le cose strane devo avercele in casa. Poi me l'hanno imballato ovviamente, perché io l'ho spaccato rotto 1000 pezzi. Una cosa curiosa che ho preso, che pensavo di voler cambiare ma poi non l'ho cambiata, è questo. Che questo sarebbe in teoria il libro degli ospiti, viene chiamato, però io l'ho usato per diciamo scriverci le cose delle feste. Dentro così faccio vedere le pagine vuote. Praticamente c'è scritto di lato com'era il tempo, che parti era, tutto in inglese ovviamente, com'era l'atmosfera, il cibo, l'intrattenimento, la musica, chi c'era, e tutto così. C'è due pagine, scrivete. Io per ora ho fatto solo Ferragosto, ho compilato per ora solo Ferragosto, ieri tra l'altro, per l'appunto ho scritto solo Ferragosto, ho scritto un po' di cose, ho fatto firmare tutte le persone che c'erano, con la mia firma è veramente brutta, però questo qua era molto carino, intanto l'ho pagato anche molto, penso poco, libro ospiti l'ho pagato 50 centesimi, dopo ho pagato più la busta.
70 centesimi, e vabbè, la penna non è inclusa, la penna ce l'ho io, molto carino come regalo, ci sono anche delle agende, c'è tantissima roba comunque, potete anche per fare i regali, infatti questi qua ci stanno sicuramente. Poi oltre a questo qua ho preso un'altra cosa, che è l'altra cosa che appunto costava 50 centesimi, tra l'altro la busta costa 30 centesimi, costa più la busta che altro, è un po', però la busta comunque la riutilizzo. E questo qua, è magnifico, guardate ragazzi, 50 centesimi. Questo qua, che non ho ancora tolto dalla velina, faccio vedere. Ho aspettato di aprirlo con voi, anche se non riesco ad aprirlo, lo bucherò con la penna. Ecco. Praticamente, vi faccio vedere. Spacchettiamolo in diretta, ma in diretta è caduto già un pezzo, molto bene, Sara. Che chiamo. Questi qua li tengo perché finché non lo appendo non voglio che si rovini. L'avevo già capito che le cose cadranno per terra. E nemmeno se lo spacchettavo prima. Sapete adesso? Forse è un po' meglio. Allora. Che tempo, sono indistruttibile sto coso. Non voglio rompere gli affari perché mi servono. Ok, ce l'ho fatta. Poi recupero dopo gli affari laterali. Possiamo farlo vedere. Ed è così. Su qua poi penso che sia quello. Vedete quello che intendo io. Adesso io tolgo solo dalle mollette, se riesco. Ecco. Tolgo queste cose del cazzo. Scusate la parola. Poi via. Non vuole andare via, si è affezionato. Così posso farlo vedere una cosa. Potrò fare anche una semmare su questo. Guardate che bello. Non lo vedete ma è argentato. Forse perché in camera non si vede, ecco, si vede. Guardate che bello. È fighissimo, ci passerò la vita a fare questa cosa qua. E poi le mollettine ne ho anche altre. Penso di metterci anche un'altra corda. Tanto dietro si può aprire con i gancetti. Ci metto un'altra corda, la metto sotto qua. Metterci poi altre foto. Anche se la cosa della lavagnetta con queste cose è fantastica. Fantasticissimo. Ora che l'ho finalmente l'ho aperta. Poi la metterò. Ci rimettiamo questi qua. Perché non voglio che si rovini, questi qua poi li butto ovviamente, non mi servono a nulla. Metterò le foto che ho fatto con delle mie amiche e la prenderò. Penso che sposterò un po' tutto perché però non ci sta. Sto facendo tutto un muro di queste cose qua perché le adoro. Sono un po' fissata. Questi mi servono perché se sbatte da qualche parte mi si rovina tutto. Quindi li tengo sempre. Quando ho lavorato in un negozio a Casanova mi dicevano subito di tenerli perché sennò si rovinavano i quadri, quindi teniamoli. Buttiamo un po' a terra invece del ventilatore, Sara. Così lo spatturavo. È ancora vivo. Questa invece è tutto immondizio, posso anche buttare. E questi sono gli acquisti che ho fatto, poi vi farò uno scrim di tutto e niente, spero che vi siano piaciuti. In totale ho speso con la busta 3,30 euro. Adesso sono brava, 3,30 euro, 3,50 euro pensavo, a dire il vero. Però l'ultima cosa che mi serve poi l'avevo posata, che erano le pile, perché più qua ce l'avevo, quindi alla fine quelle posate. E questo è tutto quello che ho comprato. Volevo comprare un po' di più ma sono povera. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video.